Non si è trattato per fortuna di un evento di durata e intensità paragonabile a quello di un naufragio che ha messo letteralmente l'acqua alla gola nella notte tra domenica e lunedì all'intero Salento, ma la mezz'ora, non di più, di pioggia battente nell'alba di oggi ha fatto rivivere incubo e disagi più che ventennali ai residenti di questa strada via Congregazione che attraversa Spongano nel sud Salento. Per loro ogni precipitazione si trasforma in evento eccezionale. Da 25 anni è un evento eccezionale, in quanto già con una piccola perturbazione che passa, quindi abbiamo subito l'allagamento in quanto le caditoie non ricevono acqua perché i terminali mi dicono sono pieni. Poco dopo le 4:30 l'acqua si era già infiltrata ovunque nelle case fino a un metro il livello. Per i cittadini un altro risveglio a liberare appartamenti e scantinati aiutati dall'intervento delle squadre dei vigili del fuoco che si sono spostati in più punti del paese ridotto a un pantano, invasi esercizi commerciali e anche una palestra. Problema vasca di contenimento o non solo quello? Penso che sia problema di vasca di contenimento e penso pure che sia un problema insomma, di opere urbanizzazione non fatte a dovere. E la prospettiva di dover spalare ancora acqua resta concreta anche per le prossime ore. Emergenza non ancora scongiurata, anche se la perturbazione si sposta a nord. Mentre nelle zone più colpite dai temporali delle scorse ore ci si attiva per la quantificazione dei danni e le azioni per ottenere il ristoro economico.